Entriamo nel paragrafo 3. Onnipotente. Riassumiamo i paragrafi precedenti. Paragrafo 1, Dio. Paragrafo 2, Padre. Credo in un solo Dio, Padre. Onnipotente. Paragrafo 3. Di tutti gli attributi divini, nel simbolo si nomina soltanto l'onnipotenza di Dio. Confessarla dunque è di grande importanza per la nostra vita. Egli è il Signore dell'universo, di cui ha fissato l'ordine che rimane a Lui interamente sottoposto e disponibile. Egli è il Signore della storia. Muove i cuori, guida gli avvenimenti secondo il suo beneplacito. Con Giobbe, il giusto, noi confessiamo: comprendo che tu, Dio, puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Noi crediamo che tale onnipotenza è universale, perché Dio, che tutto ha creato, tutto governa e tutto può. Tale onnipotenza è amante, perché Dio è nostro Padre, ci ama, ha verso di noi una grande tenerezza. Questa onnipotenza di Dio è misteriosa, perché soltanto la fede la può riconoscere, in quanto tale onnipotenza si manifesta nella debolezza, come ci ricorda la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12. E nella prima Corinzi, al capitolo primo, ci viene detto: Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Egli opera tutto ciò che vuole, ci fa dire il Salmo 115, versetto 3. Essendo egli il forte, il potente, colui al quale nulla è impossibile, ma opera attraverso un suo modo originale e tipico, che facciamo fatica a comprendere, ad accettare molte volte, e cioè Dio la sua onnipotenza la manifesta, la attua nella debolezza umana, privilegiando questo canale. La sua onnipotenza si manifesta soprattutto nell'incarnazione e nella risurrezione del suo figlio, nel dono dell'adozione filiale e nel perdono dei peccati. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Sapienza, capitolo 11. Dio è Padre onnipotente. La sua paternità e la sua potenza si illuminano a vicenda. Infatti, egli mostra la sua onnipotenza paterna
attraverso il modo con cui si prende cura dei nostri bisogni. Sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Per questo la Chiesa rivolge la sua preghiera al Dio onnipotente ed eterno. Omnipotens eterne sempiterne Deus. Va però anche precisato che l'onnipotenza divina non è arbitraria. In Dio la potenza e l'essenza, la volontà e l'intelligenza, la sapienza e la giustizia sono una cosa ed identica cosa, di modo che nulla può esserci nella potenza divina che non possa essere nella giusta volontà di Dio o nella sua sapiente intelligenza. Parlando della onnipotenza di Dio, non possiamo però tacere su un grosso problema che noi incontriamo ogni giorno nella nostra vita e nella vita degli altri: l'esperienza del male e della sofferenza. Il mistero, dunque, dell'apparente impotenza di Dio. Cosa possiamo balbettare a questo riguardo? La fede in Dio Padre Onnipotente certamente può essere messa a dura prova dall'esperienza del male e della sofferenza. Talvolta Dio può sembrare assente ed incapace di impedire il male. Si veda però anche l'esperienza stessa dell'incarnazione e morte del Figlio di Dio. Dio Padre ha rivelato nel modo più misterioso la sua onnipotenza, nel volontario abbassamento del suo Figlio. L'incarnazione prima e fallimento umano poi con la morte in croce. E Cristo crocifisso però, con la sua risurrezione, ha vinto il male ed è divenuto potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Nel fallimento umano della croce del Figlio e poi nella risurrezione e esaltazione di Cristo, il Padre ha dispiegato, come ci ricorda la lettera agli Efesini, l'efficacia della sua forza e ha manifestato la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti. Ho detto che ho balbettato qualcosa su questo mistero. Ci ritorneremo ancora, ne avremo ancora la possibilità di riprendere questo argomento quando parleremo un po' più avanti della provvidenza di Dio. Il Catechismo al numero 273, il Catechismo grande, ci ricorda che soltanto la fede può aiutarci a comprendere qualcosa e farci aderire alle vie misteriose della onnipotenza di Dio. Per questa fede ci si gloria delle proprie debolezze per attirare su di sé la potenza di Cristo. Di questa fede il supremo modello è la Vergine Maria. Ella ha creduto che nulla è impossibile a Dio e ha potuto magnificare il Signore dicendo: «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome».
La ferma persuasione dell'onnipotenza divina vale più di ogni altra cosa a corroborare in noi il doveroso sentimento della fede e della speranza. E il numero 278 della sintesi ci dice: senza credere che l'amore di Dio è onnipotente, come credere che il Padre abbia potuto crearci, il Figlio riscattarci, lo Spirito Santo santificarci?